Benvenuti al nuovo appuntamento con le top news. Il PIL italiano peggiora ancora, meno 2,4% annuo. A Ercolano si lancia nel vuoto, muore un fioraio. Caso Marolla, Torre Girone, dimostreremo la nostra innocenza. Non rallenta la recessione nel paese, il PIL è calato del 2,4% rispetto allo scorso anno, lo rileva l'Istat. Cattive notizie anche per la produzione industriale, giù del 4,6% ad aprile, si tratta del 20° calo consecutivo. Tragedia ad Ercolano, dove un fioraio si è dato fuoco e si è lanciato dal balcone della camera antistante l'ufficio del sindaco. L'uomo, che è morto sul colpo, aveva chiesto la concessione di un parcheggio per poter scaricare i fiori, concessione però che gli era stata negata. Dimostreremo la nostra innocenza, lo scrivono i due Marolla, Torre Girone, dall'India, dove sono accusati della morte di due pescatori. In questo lungo periodo trascorso qui tanti bocconi amari abbiamo e stiamo ancora ingoiando, ma con dignità e fierezza, spiegano i militari. Nuovo attacco in Pakistan contro i mezzi carichi di rifornimenti destinati alle forze della coalizione in Afghanistan. Il bilancio è di 6 morti. L'agguato è avvenuto nella regione di Khyber dopo una sparatoria tra un comando di insorti e le forze di sicurezza. Ancora pochi giorni e l'estate metterà veramente il turbo grazie all'arrivo a partire da mercoledì di un potente anticiclone africano. Dalla prossima settimana in alcune località si potrebbero raggiungere 36 gradi, temperature oltre i 30 saranno comunque la norma in molte regioni del paese. Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare Rasputin nel film sul monaco russo targato Warner Bros. E scritto da Jason Hall. Reduce dal successo de Il grande Gatsby, DiCaprio prossimamente lo troveremo nelle sale diretto da Martin Scorsese in The Wolf of Wall Street. La nazionale è arrivata in Brasile, a Rio de Janeiro, per iniziare la sua avventura nella Confederation Cup 2013. Amo il Brasile, dice Balotelli, poco dopo l'arrivo nella metropoli carioca, nel pomeriggio il primo allenamento.